si sono svolti venerdì mattina i lavori per l'allestimento di una tenda pre-triage nel presidio Ciaccio dell'Ellis di Catanzaro. La richiesta è partita direttamente dalla direzione sanitaria del Ciaccio dell'Ellis alla Regione. L'unità operativa di protezione civile della Regione Calabria ha poi attivato l'associazione di protezione civile Gerov Lions. Ci aspettiamo settimane molto difficili, ha detto al microfono di RTC il direttore sanitario del Ciaccio dell'Ellis, dottor Talarico. Sì, sicuramente saranno settimane difficili, la pandemia è ripartita ancora più, diciamo, spedita di prima, purtroppo, e quindi a questo punto abbiamo necessità di attrezzarci in maniera doverosa attraverso questa tenda di pre-triage che ci permetterà di poter praticamente fare i tamponi Covid all'esterno senza far entrare gli utenti all'interno dell'ospedale. Dobbiamo di questo ringraziare la Protezione Civile Calabrese, nella persona del dirigente, dottor Barone. Dobbiamo ringraziare anche questa associazione di volontariato che praticamente è la Gerov Lions, che si è occupata del montaggio su delega appunto della Protezione Civile stessa, che si sono quindi attivati per consentirci di avere questo strumento che diventa indispensabile in questi tempi in cui, diciamo, gli ospedali sono sotto assedio. Direttore, lo dicevamo prima, ci aspettiamo settimane molto difficili. Come state gestendo l'emergenza? La stiamo gestendo cercando di garantire praticamente la sicurezza degli accessi e la sicurezza dei percorsi. Noi abbiamo, ovviamente dobbiamo mettere, diciamo, un argine in modo particolare agli accompagnatori, e in questo chiediamo la collaborazione di tutti, per cui gli accompagnatori vengono consentiti solo in quei casi in cui c'è effettivamente un bisogno di assistenza di persone che non sono, per esempio, autosufficienti. Lo facciamo cercando di screenare quelle che sono le condizioni a rischio Covid attraverso praticamente dei moduli di autocertificazione che vengono ad essere, diciamo così, compilati dagli utenti stessi, e soprattutto nelle condizioni in cui, per esempio, si rende necessario un ricovero, viene praticato un test, il test praticamente preventivamente al ricovero stesso, per essere sicuri che gli utenti che entrino siano, diciamo così, non siano contagiosi.